A ruota libera, nuova puntata. Con questa puntata si conclude la serie 2021. Oggi si parla di strade bianche professionisti. E uno sguardo al museo della bicicletta della tenuta Piccolommi d'Aragona a Castelnuovo dell'Abate a Montalcino di Paolo Bianchini. In studio Giordano Scioli, Giuseppe Binaggia, Matteo Paganelli e abbiamo qui con noi anche Giampiero Noccioletti, detto Cicione, e Miriano Tanganelli, detto Mirianelli. E non finisce qui. In studio la sorpresa finale per la Ruota Libera 2022. Quindi Giordano, in questa nuova puntata, ma oggi ci hai portato delle maglie. Parlaci di questa bella maglia gialla, Chianciano GISP. Allora sì, questa qui è del GISP 1972, questa qui davanti, che quando è l'anno in cui io entrai a far parte del GISP Chianciano Ciclismo, e questa qui che indosso invece è del 1974, quando vinsi la Chianciano Chianciano. E come vedete ci sono anche due trofei, uno 1998, proprio ce l'hanno data per questa puntata di A Ruota Libera che è iniziata nel 1997, e quest'altra redazione della Lega Ciclismo WISP di Siena, che fu consegnata nel 2001. Però Matteo, dai, diciamo, questo colore gli dona a Giordano. Certo, vero? Certo, gli sta benissimo. Gli dà quel tocco di magia in più. Certo. Ma sai, anche ti voglio dire anche questa maglia, per dopo 50 anni sono rientrato in bicicletta proprio quest'anno, per la prima volta a Perugia, e ho fatto circa pochi chilometri, però almeno un pochino ho pedalato. Anzi, farebbe bene un po' a tutti correre un pochino, anche se non correre, ma usare la bicicletta. È una cosa che sarebbe da ripetere, giusto? Molto bene. Abbiate pazienza. Andiamo al bagno, no? No, devo intervenire. Io c'ero a quella ciclostorica e Giordano veramente è partito. Io ero presente e ero presente anche Mirianelli. Ma per lui la conoscete, su. Lui è partito giù in discesa, fuori dalla discesa si è fermato. Tutto qua. Ma ricordati, non è vero. Ricordati com'è stata la discesa. Era brutta, però tu non hai pedalato mai. Ma perché? Perché sarà in discesa. Avevo il freno rotto, è quello il discorso. Il 9 ottobre 2007, due giorni dopo la versione ciclo turistica dell'Eroica Gaiole in Chianti, si è disputata la prima edizione di Eroica Monte Paschi, competizione aperta ai ciclisti professionisti che ripercorre le strade, anche bianche, dell'Eroica. La corsa è stata denominata Strada Bianca Pro. Alla partenza hanno preso il via Ballan, Bennati, Bettini, Bonen, Di Luca e Pozzato. La gara ha preso il via a Gaiole in Chianti, dopo aver attraversato tutto il Chianti e la Val d'Orcia. Il percorso dell'Eroica, di 180 km, d'arrivo sarà Siena, in Piazza del Campo. Questa gara è l'esempio che i professionisti vogliono far vedere la loro abilità e nello stesso tempo rievocare e riflettere quello che era il ciclismo del passato. Le strade della provincia di Siena saranno accorse da tanta gente che vorranno salutare i loro beniamini. Dal 2013 la RCS Sport, organizzatrice delle Strade Bianche Pro, ha spostato la partenza a San Gimignano. Nel 2015 la corsa parte ed arriva a Siena e ha aggiunto anche il settore donne. Io ricordo benissimo quando Giancarlo Brocci, proprio inventore dell'Eroica e anche, diciamo, l'attribuzione dell'Eroica Pro, chiese a professionisti di poter fare questa gara. Nessuno credeva di farcela, ecco. Una volta invece fatto la prima edizione, si è visto che invece è una cosa che gli è piaciuta e quindi continuerà ancora negli anni. Ecco, quindi chiedo a Matteo, ci dai l'albo d'oro degli uomini e delle donne di strade bianche professionisti? Certo Giordano, partiamo dall'anno 2007 per gli uomini, dove a vincere è stato Alexander Kolovnev col team CSC.
e l'anno successivo, nell'anno 2008, sempre con il team CSC, ha vinto il grandissimo campione Fabian Cancellara, al quale gli è stato intitolato il cippo presente sullo sterrato di Monte Sante Marie, all'altezza del cimitero di Asciano. Così passiamo all'anno 2009, dove ha vinto il Thomas Lönnqvist, 2010 Maxim Iglinski, 2011 il grandissimo Philippe Gilbert, che ci ha regalato e ci regala tutt'oggi ancora tantissime emozioni, 2012 Fabian Cancellara, che si ripete per la seconda volta, 2013 invece è stato l'anno dell'ultimo italiano che ha conquistato la vittoria alle Strade Bianche, e si tratta di Moreno Moser con la Cannondale, nel 2014 Michael Kwiatkowski, 2015 Zdeněk Stibar, 2016 per la terza volta vince Fabian Cancellara, 2017 Michael Kwiatkowski, 2018 Tim Bennett, 2019 Juan Alaphilippe, 2020 Wout van Aert e 2021 Matthew Van Der Poel. Per cui, guardando questo albo d'oro, vediamo la presenza a questa gara, a questa bellissima gara, di tantissimi campioni. Adesso vi dico l'albo d'oro delle donne. Partiamo dall'anno 2015, quando a vincere è stata Megan Guarnier, 2016 Lizzie Armstead, 2017 la nostra italiana Elisa Longoborghini, 2018 Anna van der Breggen, 2019 la Van Vlauten, 2020 un'altra volta Van Vlauten e 2021 Chantal van der Broek. Ecco, bisogna ricordare anche che nell'albo d'oro, come abbiamo visto, c'è tre volte ha vinto Cancellara, e quindi ecco perché il cippo è stato nominato, intitolato proprio a Cancellara, perché su questo regolamento chi vince tre volte gli viene concesso un pezzo di strada delle nostre cose. Quindi ecco, tra l'altro si può dire che è un tratto di strada che fa più selezione, sì, quasi su tutto il tracciato. Sì, perché è quello di Asciano che arriva verso, diciamo, al termine, e quindi sono molto saliscendi, è tutta non asfaltata. Per quello che ricordiamo che la redazione di A Ruota Libera era presente alle Strade Bianche Pro e ha realizzato un filmato. Avanti la regia. Sabato 6 marzo, siamo qui a Monte Sante Marie, un percorso di ciclismo in strada bianca. Come io vi presento, cioè Matteo Paganelli e Giordano Cioli. Sì, qui siamo alle Strade Bianche 2021, di professionisti, sia donne che uomini. Ora Paganelli vi elencherà un po' di questi personaggi che oggi faranno tappa, perché oggi siamo partita la corsa da Siena. Questa mattina le donne sono partite alle ore 9, gli uomini alle ore 10. È previsto l'arrivo all'una delle donne e mi sembra verso le 16 quelle degli uomini. Quindi ancora abbiamo qualcosa come 40-50 minuti per la partenza, giusto? Per vedere il passaggio. Ok, Matteo, io passerei la linea a te, perché ci interessa sentire qualche nome di ciclismo a livello internazionale. Beh, oggi ci riteniamo molto fortunati di poter assistere a uno spettacolo del genere, perché già il panorama è spettacolare di suo, poi lo spettacolo lo daranno anche i ciclisti quando passeranno qui davanti a noi. Questo è un tratto di strada molto impegnativo, uno dei più impegnativi, molto vicini al traguardo, per cui ci sarà sicuramente battaglia e sarà una bella sfida. Sicuramente ci sono molti corridori di livello internazionale, addirittura l'ultimo vincitore del Tour de France, Pogacar, che proverà a dare battaglia anche se nelle ultime gare non ha fatto granché, anche perché siamo in periodo ancora di allenamenti, ma invece sicuramente vedremo protagonista Matthew Van Der Poel, che ha fatto anche un ritiro sul Teide dove ha fatto diversi chilometri di allenamento e di dislivello, per cui sarà uno dei concorrenti favoriti per questa gara. Inoltre abbiamo, per quanto riguarda l'Italia,
Abbiamo Alberto Bettiol, che sappiamo che in queste gare sa dare il meglio di sé, e poi ci sono molti altri concorrenti come Van Avermaet e come Jakob Fuglsang dell'Astana, e vedremo chi arriverà per primo in piazza del campo. Da sottolineare il fatto che c'è il debutto della nuova squadra di Ivan Basso, l'Eolo Cometa, che è una squadra piena di giovani e di grandi speranze proprio per questi giovani. Beh, oggi cercheremo. Diciamo che Matteo è vero? Io Io lo passo. conoscevo per questo motivo. Ecco, ecco. Ecco, oggi cercheremo di tifare Bettiol perché è nostro senese, perché Bettiol è nato a Poggibonsi e quindi staremo accanto a lui. Ricordiamo anche che Bettiol nel 2007 ha vinto la corsa a Guazzino di Sinalunga, e quindi oggi lo ritroviamo tra i professionisti e è un bel vedere, perché sicuramente faremo il tifo per lui. E quindi Giordano oggi sei qui anche per fare un bel servizio anche per il giornale, quindi, ok? Sì, siamo oggi qui in rappresentanza del Corriere di Siena, ma anche per altri giornali a livello nazionale, che cercheremo illustrare queste meraviglie delle nostre terre senesi, perché sono veramente dei posti. Purtroppo ancora siamo in pandemia e quindi bisogna stare un pochino allerta e senza pubblico oggi. Ecco, vorrei sottolineare l'ultima cosa, che parteciperà a questa gara anche Eros Capecchi, che è un ragazzo di Cortona. Ultimamente ha fatto anche diversi Giri d'Italia, Tour de France, per cui un ragazzo che di molta esperienza, che nel 2010 ha vinto anche il Giro d'Italia con Ivan Basso, con la famosa tappa di Montalcino. Bene, diciamo Binaggio Giuseppe, Giordano Cioli e Matteo Paganelli da Asciano è tutto. Noi aspettiamo che passa questa carovana fantastica per una salita. Che gradi saranno, Giordano? 15, 18, 15%. 15%, quindi sarà uno spettacolo veramente interessante. Seguiteci perché ci saranno veramente delle cose da vedere molto interessanti. A presto! Le strade bianche Eolo 2021 è stata vinta da Mathieu van der Poel, ma seguendo la classifica vediamo che c'è stata la presenza di tantissimi campioni, come ad esempio Egan Bernal della Ineos e Mathieu van Aert. Le strade bianche quest'anno l'edizione sarà il 5 di marzo e sappiamo già che ci saranno tantissimi campioni alla partenza, ci daranno sicuramente tantissimo spettacolo. Questa corsa è definita la classica del nord più a sud d'Europa ed è vista in TV da tantissimi appassionati, e anche lungo il tracciato, dove anche qua troviamo tantissimi tifosi. Non toccate il telecomando perché adesso la pubblicità.